Un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Da un lato il sindaco Cateno De Luca, durante il comizio bacchetta il Consiglio Comunale, ammettendo di aver utilizzato in questi mesi la strategia della tensione per ottenere maggioranze bulgare. Dall'altro invita al confronto e al continuo dialogo. Ma non solo. Nel bel mezzo del comizio, di fronte a migliaia di persone in piazza e in rete, De Luca lancia l'ennesima bomba e tira fuori dal cilindro una proposta shock. Se sacrifici devono essere, lo saranno per tutti, afferma il primo cittadino, chiedendo al Consiglio Comunale, totalmente ignaro, la riduzione delle indennità. Attualmente, precisa il primo cittadino, la gestione del civico consesso comporta un costo medio per la città di circa 2.700.000 euro, un costo che potrebbe essere ridotto tagliando le indennità di sindaco, giunta e consiglieri comunali. Tutti, afferma De Luca, dobbiamo contribuire sulla scia di chi educa con l'esempio, chiede alla politica gli stessi sacrifici chiesti per esempio ai servizi sociali. Vediamo chi dice no al taglio delle indennità, urla De Luca dal suo pulpito. Questo consiglio, afferma, sta dimostrando di non lasciarsi condizionare. Se continuerà così, faremo tante belle cose per la nostra città.